difficile pensare i due personaggi singolarmente, perché noi in qualche modo li scopriamo dall'incontro che fanno. E io trovo bellissimo che loro siano due estranei, perché è vero che a volte c'è un'intimità con una persona sconosciuta, a volte più forte, sveli delle cose di te più profonde quando ti trovi di fronte a dei legami familiari o di amicizia più, insomma, quotidiani. Penso che sia la classica, il classico colpo di fulmine, diciamo, che è il cortocircuito che accade quando incontri quella persona nel momento giusto. Loro si trovano in un momento come davanti a un baratro, no? Una scelta, e quindi si riconoscono quasi in maniera animale, non c'è bisogno di spiegare, non è qualcosa di razionale, soprattutto per Mia che è una persona che non si pone mai delle domande, va, è istintiva, quindi riconosce in lui qualcosa. Io penso che dal punto di vista di Mia mi piace pensare che lei ha una testa piena di cose strane, di pensieri strani, invece istintivamente fa in qualche modo questo viaggio, potrebbe anche essere per Mia lo scoprire. La bellezza dell'animo di Paolo, no? E alla fine la scelta è perché lei riconosce in lui una persona buona. Lei a un certo punto glielo dice, no? Tu sei una persona buona. Forse non le capita spesso di incontrare questo tipo di persone e quindi si sente di fare questo dono proprio perché ha conosciuto, l'ha visto proprio attraverso i suoi occhi è riuscita a vedere qualcosa oltre la sua rigidità. E quindi penso che l'attrazione sia dal fatto che si completino, cioè che siano che Mia ha tutto quello che Paolo non ha e viceversa. E quindi a me piace pensare che sia il viaggio appunto di due angeli custodi, no? Quando si dice da qualche parte ci sarà l'angelo custode che mi protegge, perché l'amore che loro hanno fra di loro è questo, l'amore inteso come prendersi cura di qualcuno. Quindi a ruoli invertiti durante il film, uno è l'angelo custode dell'altro. Come diceva Isabella, anche è una parte della sua vita che lui non conosce o che non ha ancora percorso, non lo so. Secondo me si trovano, sono un po' gemelli in paura, no? Hanno una paura in quel momento. Lei ha bisogno di qualcuno, lei e lui anche, però inconsciamente forse più. Se tutte e due, non so, ci sto ragionando adesso, si vede che sto facendo. Però si riconoscono in qualche maniera, è come ha detto Isabella, quando conosci qualcuno e ti sembra di volerlo proteggere da sempre anche. E questo accade tra di loro e si donano all'altro. Questa storia era tanto, non era solamente appunto come abbiamo visto l'omosessualità, erano tante cose, c'era anche un discorso di amore gigantesco, che è l'amore verso se stessi, verso le persone, verso la vita, che la vita è l'amore che tu crei rispettando te stesso anche. È importante anche cominciare a parlare in una maniera così con grazia e con amore anche di questo tema, senza puntare il dito verso nessuno, magari ecco in una frase che ha ricordato. Però è così, magari basta quella frase, no? Tanto per dire, ecco, magari se non avete capito, abbiamo un attimo, ma è una frase, un attimo, sono 2 secondi del film. Però trattare con grazia questo argomento senza eccessi, senza far sentire nessuno. No, spero che qualcuno si sia sentito un po' scomodo, però ecco così, con grazia e con delicatezza, questa è la cosa più bella, secondo me, di tutto il film.